questo doppio messaggio di San Michele Arcangelo e della Vergine Maria, Aluz de Maria, nell'11 dicembre 2021, in riferimento alla festività della Madonna in Guadalupe. Amato popolo del nostro Re Signore Gesù Cristo, la nostra regina schiaccerà la testa a Satana. La nostra regina al comando delle legioni celesti è il terrore di Satana. Popolo della nostra regina, questo giorno della festa della vostra regina e madre è anche un giorno dell'avvento. Durante l'avvento il popolo del nostro Re Signore e della vostra regina e madre si prepara. Il figlio non è tale senza la madre. La madre non è tale senza il figlio. È in questo momento di attesa che il popolo del figlio continua a tenere la mano della madre, del figlio che è rifugio di salvezza. Quante persone trovano pace sotto la protezione del manto materno, manto che coprì il nostro Re e Signore Gesù Cristo. Vi invito a mettere davanti alla vostra regina e madre tutto il vostro essere, affinché lei continui a preservarvi dalle insinuazioni del demonio. Quale popolo fedele, senza venire meno nella fede e in quanto figli fedeli della vostra regina e madre, rispondete ai molteplici appelli che state ricevendo e rafforzate la speranza in un domani migliore, dove la pace sarà il nutrimento e l'amore divino, il sole che vi illuminerà per sempre. San Michele Arcangelo, Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Vergine Maria, amati figli del mio cuore immacolato, venite, a mio figlio, lui vi aspetta con infinito amore. In questa ricorrenza in cui tanti figli, in cui tanti miei figli si avvicinano a me, vi sollecito a rimanere fedeli a mio figlio, a diventare figli migliori momento dopo momento, a rimanere fedeli al vero magistero della Chiesa di mio figlio. Figli amati, preparate i rifugi che mio figlio vi ha chiesto, così come le case consacrate ai nostri sacri cuori, perché siano rifugi per coloro che vi abitano. Dovete mettere da parte il necessario per sopravvivere senza cadere in preda alla confusione, ma sempre con la pace nel cuore, perché i nostri sacri cuori sono il rifugio dove dovete rimanere debitamente preparati, in quanto voi siete templi dello Spirito Santo. Preparatevi e coloro che non possono mettere assieme quello che sanno essere materialmente necessario, abbiano la certezza che mio figlio farà loro avere quello di cui avranno bisogno per sopravvivere. La fede è imprescindibile quando si percorrono le vie di mio figlio e ancor più quando le persone stanno vedendo una certa oscurità in quello che stanno vivendo. Voi figli, non confondetevi, non lasciate che in voi si faccia strada la sfiducia nella protezione divina né nella mia protezione. Non dubitate della permanenza del mio amato San Michele Arcangelo sul popolo di mio figlio. Pregate figli, pregate con fede profonda, non titubate, rendetevi conto di quello che sta succedendo, così che preghiate per questo. E i miei figli si aiutano gli uni gli altri. Questa generazione sta vivendo quello che non hanno vissuto altri della loro generazione e ciò sta causando un dolore e una solitudine grandissimi. Siccome mio figlio viene disprezzato, è difficile per chi lo fa comprendere le vie divine. Gli orecchi diventano sordi, gli occhi non vedono, la mente nega tutto e si viene portati dallo sconforto e nella disperazione in un inverno che sembra interminabile. Tornate figli, venite da mio figlio che vi sta aspettando, venite da questa madre. Senza dubitare del mio amore materno, avendo fiducia in questa madre, datemi la mano e procedete con passo leggero e sicuro. Parlo, popolo amato, voi non rimanete da soli. Vi benedico e vi amo, non temete, mamma Maria, Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Qui in basso, cliccando sull'immagine e su questo link, troverete le rivelazioni date all'Luce de Maria. Procediamo con una breve riflessione del messaggio ricevuto.
Proviamo a fare una riflessione su questo doppio messaggio che ci ha dato San Michele Arcangelo e la nostra Vergine Maria, Madre di Gesù, nostro Figlio e Salvatore. Questi messaggi sono messaggi che sono tradotti in tutte le lingue e quindi fanno riferimento a tutto il mondo. Quindi non fanno riferimento soltanto alla lingua originale, che magari è quella del Brasile, quindi o comunque brasiliano, spagnola e all'Italia, ma sono messaggi che sono tradotti in tutte le varie lingue e quindi sono messaggi che riguardano tutto il mondo. La Madonna ci parla di un inverno difficile, un inverno nel quale dobbiamo fare delle scorte di cibo, e cibi comunque non deperibili, e delle medicine, perché le medicine comunque hanno una scadenza a lungo termine. E, al di là di tutto quello che deve accadere, noi siamo sicuri che comunque abbiamo queste provviste, e anche se non avessimo queste provviste, il cielo provvederà per noi. Dobbiamo essere sicuri soprattutto di questa protezione divina. Una protezione che Gesù, anche in altri messaggi di Luce de Maria e in altre apparizioni, ci ha promesso, soprattutto per quanto riguarda il cibo che avremo messo da parte, questo sarà moltiplicato sotto i nostri occhi, come è successo durante la sua vita, la sua permanenza sulla terra, per il nostro bene, ma anche per il bene dei nostri fratelli e sorelle. Ovviamente non dobbiamo essere ingordi o persone attaccate al cibo. È imprescindibile che la conversione porti l'essere umano a uno stato dove sa che deve accontentarsi del necessario e non del mangiare più degli altri, bere più degli altri e cadere in questi vizi, dove poi il cibo non basta più. E per averlo si finisce anche per uccidere il nostro prossimo. Allora, come abbiamo detto, dobbiamo restare certi della protezione divina e del fatto che il cielo ci aiuterà per quanto riguarda le medicine, il cibo e quindi tutto ciò che dobbiamo fare materialmente per mettere da parte queste cose qui. Io in altri video che porterò successivamente sul canale porterò altri video che riguardano il mettere da parte il cibo in contenitori sigillati e cercherò di portare anche un video che sto preparando per quanto riguarda la protezione divina delle nostre case, delle nostre famiglie. E questo è molto importante, proteggere le nostre abitazioni con oggetti benedetti, con l'acqua benedetta, con la preghiera quotidiana, affinché il cielo possa vedere l'impegno di quella famiglia o dei membri di quella famiglia che si impegnano a mettere in pratica queste richieste del cielo, richieste che non sono contrarie alla fede cattolica o alla Santa Chiesa cattolica, ma sono richieste che, come abbiamo letto nel messaggio della Vergine Maria, l'importanza di rimanere fedeli al vero magistero della Chiesa di mio figlio. Perché la Madonna ci chiede di essere fedeli al vero magistero? Perché ci sono tanti falsi profeti che vogliono portare fuori dalla Chiesa cattolica le anime e introdurle nelle loro sette. Sette della teosofia, sette della Chiesa di Dio Onnipotente cinese che circolano su internet, sette di falsi profeti che professano la reincarnazione. E quindi c'è questo insieme di falsi profeti su internet che vanno a seminare odio e confusione all'interno dei cristiani cattolici e non cattolici, che non riescono a discernere il bene
il vero dal falso, e poi si fanno trascinare in questi gruppi WhatsApp dove poi gli viene fatto il lavaggio del cervello e che devono cambiare la Bibbia, devono cambiare il loro modo di vedere e di fare, perché sennò non andranno in paradiso ma all'inferno. C'è una grande battaglia, ma ciò che ci chiede la Madonna è che nel nostro cuore ci sia la pace. La pace, ma soprattutto l'impegno di mettere in pratica queste richieste. Io, come ho detto prima, cercherò di fare dei video per quanto riguarda la protezione divina delle case, per quanto riguarda il mettere da parte il cibo, perché come abbiamo visto in America, il tornado in questi giorni, questa serie di tornadi, hanno colpito 6-7 stati, facendo molti morti, facendo molti danni, e anche se magari i morti non sono tanti, comunque i danni alle case sono tante. Le persone in questo modo hanno perso il cibo, hanno perso i risparmi, hanno perso tutto, e quindi sarà necessario andare incontro a queste persone con il nostro amore, con il nostro cuore, con la fede in Gesù Cristo, e aiutarle per quanto riguarda il cibo, per quanto riguarda le medicine, per quanto riguarda i vestiti. E quindi dobbiamo tutti prendere esempio dalla parabola del buon samaritano, che nonostante tutto è andato incontro a quella lebbroso e lo ha aiutato, dimenticando la propria ricchezza, la propria nazione, e non ha pensato che magari poteva avere il Covid-38. Non gli è importato nulla, è andato, lo ha medicato e lo ha portato al riparo, dove ha dato mangiare, da bere, da vestire e da dormire. Allora questo è quello che dobbiamo fare anche noi nei confronti dei nostri fratelli e sorelle, perché nel Vangelo saremo, come Gesù ci dice, noi sia per quanto riguarda il momento in cui andremo in cielo, o sia per quanto riguarda il ritorno di Gesù nella gloria, ciò che Gesù ci dice nel Vangelo è che saremo giudicati dall'amore che abbiamo seminato, dalle opere, non da quante preghiere abbiamo detto, ma da quanto abbiamo messo in pratica l'amore. E quindi è necessario che prepariamo il nostro cuore, quindi l'abitazione del nostro cuore, l'abitazione delle nostre case, ci prepariamo per quanto riguarda il mettere da parte delle provviste, perché poi il resto penserà la Santissima Trinità. L'importante è che noi davanti al cielo ci facciamo vedere preparati davanti a tutto quello che deve accadere, poi il resto ci penserà la Santissima Trinità. Quindi con fiducia la Madonna ci dice che noi non rimarremo soli, che siamo protetti, e io sono convinto di questa protezione perché 4-5 volte al mese gli angeli vengono a visitarmi insieme a San Michele Arcangelo, insieme a queste legioni celesti, vengono a visitarmi e quindi si rendono visibili anche nel cielo, fisicamente, con le loro forme di luce, di amore, e si rendono presenti soprattutto quando comincio a pregare. L'altro giorno, mentre pregavo con il mio nipotino, sono venuti a manifestarsi e ci hanno ricordato che sono sempre vicino a noi, che ci guardano, che sono felici di questo nostro prodigarci nel portare attraverso il canale questi messaggi e spiegare alle persone l'importanza dei medicamenti del cielo e delle provviste, del cambiare vita, perché noi comunque ci mettiamo la faccia e non chiediamo soldi, anzi, l'unica cosa che magari può essere una nota stonata è il fatto che sto pubblicizzando in questi giorni la testimonianza
che è avvenuta a Međugorje, attraverso un libro cartaceo che comunque è presente su Amazon, a un piccolo costo di 13 euro, un costo diciamo azzerato per quanto riguarda l'ebook digitale, quindi in formato ebook nel link che troverete in descrizione lo potrete scaricare, mentre nel formato cartaceo, se lo volete acquistare su Amazon, io ci guadagno veramente poco e non mi interessa guadagnarci, mi interessa diffondere la mia esperienza, la mia testimonianza, per testimoniare Međugorje, per testimoniare l'opera della Madonna e poi renderò conto di tutto quello che sto facendo davanti alla Santissima Trinità, perché il mio cuore deve essere libero dai piaceri del mondo, della carne, del denaro, il mio cuore deve essere al servizio della Santissima Trinità, riconoscente dei segni, dei doni, delle grazie che ricevo attraverso la visita degli angeli e degli arcangeli. È felice di diffondere di questi messaggi dove la Madonna ci prepara affinché nessuno di noi possa dire io non sapevo. Finalmente è uscito il mio libro, la mia esperienza di conversione a Međugorje nel 2012 attraverso questa estasi con Gesù Cristo. Potrai scaricare il mio libro gratuitamente dal mio sito, troverai il link in descrizione. E ti abbraccio e ti porto nelle mie preghiere.